Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi ideato, non è stato ideato, ma sono stata taggata da Cristina, da Cristal, il canale di Cristal, che vi invito ad iscrivervi e ad andarla a trovare. Mi raccomando, metto il link qua sotto, qui un bacione grande. Partiamo con il tag. Video tag, la mia prima volta. Allora, Laura, ti faccio le domande. Partiamo con la prima domanda, che è: parli ancora con il tuo primo amore? No, non ci parlo. No, non so neanche che fine ha fatto. No. Il primo alcolico bevuto? È stato il vermouth. Avevo 5 anni, ho trovato il vermouth al mattino alle 8 sopra il tavolo prima di andare all'asilo. Invece di fare colazione con latte e biscotti, mi sono bevuta una bottiglia di vermouth. Ho dormito una settimana con lo spavento dei miei. Il primo lavoro. Il mio primo lavoro è stato in un'azienda dove costruivano biciclette da corsa. Io ero addetta al commercio. La tua prima macchina? La mia prima macchina è stata una Fiat 750, anni fa. Veramente non era la mia, era di mio papà, però gliela rubavo. Era un po' birichina, sì, gliela rubavo e guidavo anche senza patente. Errore di gioventù, che poi non mi pento. La prima persona a cui hai pensato stamattina? Mia figlia, perché vuole trasferirsi con un altro lavoro, pensato a lei. La tua prima insegnante? Non ricordo il nome della mia prima insegnante, no maestra, non me la ricordo. Ricordo solo le botte che mi dava, perché mi picchiava con un bastone nelle mani, ci metteva, ma non solo io, ci faceva mettere le mani così e ci dava le bastonate. Quando se le toglievo me le dava sulle gambe, facevo prima elementare. Pensa te che bastarda. La prima volta in aereo. Sono andata a Maiorca. È stato un volo bello perché non ero da sola, eravamo una decina di amici e amiche, è stato molto carino. Un po' d'angoscia alla partenza, però poi buon andata. Il primo migliore amico. Il mio primo migliore amico maschio, perché ne ho due, femmina e maschio. La femmina mi sento tuttora, ci sentiamo, ci mandiamo messaggi, lei abita a 350 km da me, ma ci sentiamo. Il mio primo migliore amico, idem, abita a 350 km da me e non ci sentiamo, però ho fatto l'infanzia praticamente con lui, giocato bambini con lui. Lo vedo e lo sento quando mi si rompe la macchina, che sono da quelle parti là, e allora la porto a riparare da lui. Ci parli ancora? Ci parlo ancora, sì, ci parlo ancora, con tutte e due, maschio e femmina, come ho detto prima. La prima volta che hai dormito a casa di un altro? Ho dormito la prima volta non tanti anni fa, non era mia abitudine dormire in casa d'altri, quindi io, no, ho dormito non tanti, tipo una decina d'anni fa, quindi ero già grande. Da una mia amica, ci sono stata una settimana, o 4 giorni, e non sono il tipo di dormire fuori, in casa da altri, preferisco andare in albergo, però sono stata bene, dai. La prima persona con cui hai parlato oggi? La prima persona che ho parlato oggi? Mio figlio. Perché sono in casa da sola, è entrato lui, a mezzogiorno e mezzo ho parlato con lui. Al matrimonio di chi sei andato la prima volta? Di mio zio,
Ma ero piccolissima, avrò avuto 4-5 anni. Mi ricordo questo matrimonio perché si è fatto a casa dei miei nonni in una fazenda molto grande e è stato molto bello e era la prima volta che vedevo un matrimonio e specialmente era la prima volta che bevevo l'aranciata. Quindi per me quel matrimonio è stato un evento per l'aranciata. La prima cosa che hai fatto stamattina? Ho fatto la pipì. Il primo concerto a cui sei andata? Zucchero Fornaciari è venuto in uno stadio della mia città, uno stadio non tanto grande, era proprio all'inizio, quindi era pieno lo stadio perché c'era tanta gente, però non era il personaggio famoso che è oggi ed è stato molto bello, Zucchero. Il primo osso rotto. Non mi sono mai rotta ossa, mai. Ho fatto tre oh! Mi sono impapinata. Ho fatto tre interventi, ma non erano le ossa. No, le ossa le ho tutte sane. Com'è che mi porta sfiga sta domanda e adesso mi rompo un Il primo piercing. osso? No, non ho piercing. A meno che piercing, sì, gli orecchini. Piccoli, ma si usava ai miei tempi, perché ho una certa, di fare il buco alle orecchie alle bambine piccole. Quindi il mio primo piercing sono stati gli orecchini, il primo buco. Poi ne ho fatto un altro, lo posso definire piercing, vedi che ne ho due, ne ho uno e due. Se questo lo definisco piercing, il secondo è un piercing, il secondo l'ho fatto lo stesso grande, l'ho affascinato una mia amica. Perché volevo un orecchino, volevo appunto un altro orecchino, ma avevo paura. Lei mi ha preso, mi ha trascinato e abbiamo fatto il piercing all'orecchio. Il primo paese straniero in cui sei stata? Monte Carlo guidavo io e si poteva portare solo 300.000 lire, erano lire, si poteva portare 300.000 lire. Allora cosa ho fatto? Siccome avevo paura che 100 euro, 100.000 lire fossero pochi, perché comunque ci dovevo dormire lì anche, dovevo fermarmi qualche notte, anzi di più, mi sono fermata poi una settimana. Allora cosa ho fatto? Idea furbona. Ho lasciato 100.000 lire nel portafoglio e gli altri 200 li ho messi nel reggiseno. Ho detto così, se mi chiedono quanti soldi ho, gli dico 100.000 lire, boh, mi lasciano andare, perché di più non si poteva portare. Almeno così mi avevano detto. Adesso sto, sinceramente non mi ricordo più bene, però mi sembrava 100. Cosa è successo? Che alla frontiera mi chiedono i documenti e mi chiedono quanti soldi ha? E io, stupida, gli ho detto 300. È quello il poliziotto me li fa vedere. E io con nonchalance ho preso i soldi del portafoglio, 100 più 200 fanno 300. Ah, questo gesto ha comportato che mi hanno tenuto tutta la giornata lì in frontiera, mi hanno smontato la macchina. Smontato nel vero senso della parola, anche le ruote me l'hanno tolto, tutto dentro, fuori, cosa cercavano, non c'avevano niente, solo perché ho preso i soldi da qua. Ma vaffanculo. Il primo film al cinema. Ah, non me lo ricordo, non lo so. A me piace Via col vento perché ho un ricordo particolare, ma non è stato il mio primo film perché so che piaceva tanto a mio papà non c'è più e io mi ricordo sempre quel film, ma non sarà sicuramente stato il mio primo film. Mi piaceva guardare Il fantasma del Louvre, però non so neanche quello se è stato il mio primo film, non lo so. La tua prima volta in prigione. No, non ci sono stata in prigione, quella mi manca. No, e spero che mi manchi. No. Il tuo primo compagno a distanza. Cinzia, la mia amica Cinzia, anche
anche lì ero già grande, siamo andati alla fiera del fitness a Rimini, quindi i primi anni che la facevano, e abbiamo dormito in stanza insieme, siamo andati con gran parte dei ragazzi della palestra, io ho dormito in stanza con lei, è stata la mia prima volta che ho dormito con un'amica. Cosa vi devo dire? Che abbiamo riso tutta la notte, ci siamo divertiti, siamo stati là tre giorni, ma sono stati tre giorni molto belli, divertenti, ci siamo ammazzate dall'attività appunto del fitness di Rimini, però è stato molto bello. Se avessi la possibilità di esprimere un desiderio, quale sarebbe? Soldi. Da avere tanti soldi. Sarà banale, sarà una cosa stupida. È importante la salute, lo so. Se non hai la salute, non hai niente, e questo lo so. Però se non hai neanche i soldi per curarti, sì, vorrei più soldi, anche per poter gestire determinate cose. Cosa vorresti imparare? Vorrei imparare bene l'inglese, non lo so, cioè lo leggo, perché lo leggo, diciamo al 70, stavo dicendo 80-70%, 65, dai, 70, lo leggo, parlarlo, oh signore, cioè proprio parlarlo è una parola grossa, però mi so un pochino gestire, lo vorrei imparare molto meglio. La prima beauty guru che hai visto? No, non lo so, giravo su internet, su YouTube, una volta guardo una volta guardo l'altra, ma che sia stata la prima, no. Dove mi interessa qualcosa mi fermo, ma non sono una che guarda tanto il make-up. Se devo fare qualcosa vado a vedere, se mi serve per qualcosa, ma star lì proprio a guardarmi, no, questo no, mi spiace. Il primo youtuber che hai visto? La prima youtuber sì, è stato Benedetta, fatto in casa da Benedetta. L'ho scoperta perché mia sorella me l'ha fatta notare e ho cominciato a seguire qualche sua ricetta e da lì mi è partita la voglia di fare tutorial di cucina. Tanga! Con questo concluso, vi ringrazio per questo, di avermi seguito per questo tag che mi ha appunto taggata Cristina. Vi invito a iscrivervi al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like se vi piace. Ciao Cri, grazie, ciao a tutti, ciao!